Il modello cloud, dal punto di vista privacy, sicuramente nasconde tante insidie, insieme alle grandissime opportunità che dà, no? Perché chiaramente è un modello di deployment di soluzioni tecniche molto molto adeguato per il contesto digitale che viviamo oggi, per cui effettivamente dà delle possibilità che prima erano negate con una tecnologia, diciamo, ancorata a dei modelli rinchiusi all'interno del perimetro dell'organizzazione. Oggi i servizi necessariamente devono avere una diffusione più ampia, possono essere e devono essere fruiti in giro per il mondo, perché chiaramente soprattutto nel concetto del mercato digitale è sempre più necessario che ci sia una disponibilità dovunque, ovunque, in ogni momento delle informazioni che servono per le proprie attività. Però è chiaro che nasconde delle grandi insidie dal punto di vista privacy, perché diciamo, estende il confine tradizionale del perimetro aziendale, per cui ci si concentrava nel tutelare la sicurezza delle informazioni strategiche, non solo, ma anche delle informazioni sensibili. Pensiamo per esempio a tutti i dati sanitari che costituiscono un'informazione molto delicata, o anche dati ulteriormente sensibili che sono diciamo, di pertinenza della sfera dell'individuo e che si tende a mantenere segreti e riservati. Messi su una piattaforma cloud diventano spesso sicuramente fuori dal controllo diretto di chi possiede l'informazione. È chiaro che vanno valutate bene le caratteristiche del fornitore cloud, perché normalmente i grossi player cloud sono molto più robusti di noi, no? E quindi riescono a garantire dei sistemi di sicurezza molto forti, molto spinti. Però spesso non è così. Non è così perché immaginiamo oggi il vendor di soluzioni informatiche, no? Ovviamente deve per forza avere a portafoglio una soluzione cloud, perché se no non è in linea con i tempi, ci si aspetta, il cliente si aspetta che il vendor riesca a dare una soluzione cloud, che però lo stesso fornitore cloud non è attrezzato per poterla fornire, quindi ce l'ha a portafoglio, ma di fatto non è robusta dal punto di vista della sicurezza. Ed ecco che si pongono tutta una serie di problemi legati sia alla sicurezza dell'informazione, sia ad un modello diverso di deployment stesso della soluzione, perché praticamente viene a creare diciamo, una catena di fornitura, perché lo stesso fornitore cloud a sua volta necessariamente deve appoggiarsi a subfornitori che garantiscono e che offrono al fornitore cloud stesso dei servizi. Ed ecco che comincia a diluirsi la possibilità da parte del titolare del trattamento dei dati di avere un presidio forte, importante sui propri dati. Quindi i propri dati spesso non si sa nemmeno dove siano nel mondo, con tutti i problemi anche legati al tema del trasferimento dei dati all'estero, no? Perché chiaramente noi sappiamo col privacy shield, con tutto il discorso dei rapporti fra Unione Europea e USA, per cui ci sono dei diversi livelli di attenzione con cui sono gestiti i dati personali per motivi storici, per motivi culturali, per priorità diverse che ciascuno Stato dà, o addirittura per una cultura diversa dalla nostra, magari che considera il dato personale più pubblico che privato. Ed ecco che si pongono dei problemi, perché se i miei dati, facciamo, della mia cartella sanitaria vanno in cloud, che per diciamo, motivi giusti di bilancio, di economicità dell'investimento, si appoggia a dei server che sono in paesi, diciamo in Africa, dove magari l'attenzione sulla privacy è più bassa, ecco che i miei dati sono a rischio. Poi si creano altri meccanismi per cui dove c'è una grossa concentrazione di dati, ed è il caso del fornitore cloud, che chiaramente non ospita solo i miei di dati, ma anche di altri, diciamo, di altre organizzazioni per problemi di economicità, è chiaro che concentra l'attenzione morbosa degli hacker, no?
perché l'hacker, diciamo, a parità di sforzo può fare il colpo grosso su, su una grossa organizzazione che offre servizi cloud rispetto che concentrarsi su una piccola organizzazione, cioè, quindi diventa con la frustrazione che tu, titolare dei dati, non hai il controllo di quelle infrastrutture che sono al di fuori del tuo perimetro. Ecco, questo è un po' i rischi che vedo, però ci sono anche ampie opportunità. Il garante stesso, diciamo, ha voluto sul tema fare degli approfondimenti, per cui la nostra autorità garante ha definito delle linee guida per aiutare le organizzazioni a scegliere nel modo più opportuno, nel modo più sicuro possibile le soluzioni cloud, proprio con un decalogo che trovo veramente efficace. Ecco, poi ci sono vari altri istituti, l'Istituto Italiano per la Privacy, Feder Privacy, che chiaramente danno delle indicazioni. Ecco, direi che bisogna andare cauti quando si sceglie una soluzione cloud. Io credo che non bisogna affidarsi solo alla tecnologia, ecco, perché normalmente una soluzione cloud è la soluzione ad uno specifico processo, trattamento che uno fa all'interno della propria organizzazione. Quindi non deve essere avulsa alla gestione della sicurezza e della tutela e di presidio delle informazioni al cloud, deve essere visto come un discorso comunque integrato, per cui non è solo la tecnologia in grado di attenuare certi rischi, ma anche un'attenta negoziazione contrattuale, un'attenta verifica della solidità del fornitore cloud e della serietà del fornitore cloud. Sono degli aspetti importanti, e guai a delegare alla tecnologia la nostra capacità di difesa e di tutela, non esclusivamente alla tecnologia. La tecnologia ci può aiutare, però è una tecnologia che non è nelle nostre mani, nel senso che è una tecnologia che è nelle mani del cloud provider, quindi è chiaro che una prima grossa verifica va fatta sul modello, sull'architettura, no? Messa in piedi dal fornitore cloud, quindi dal tipo di protocollo che utilizza nel trasferire i dati da un server ad un altro, il tipo di clusterizzazione che utilizza, il tipo di catena di fornitura alla quale si affida, per cui dal punto di vista tecnologico sicuramente ci sono tutta una serie di aspetti preliminari che vanno verificati, ma poi anche degli aspetti successivi, per esempio attività di verifiche ad hoc, degli audit, che però devono essere effettuati in un modo non tradizionale, perché non è più l'audit sulla sulla infrastruttura tecnologica on-premise, quindi all'interno dell'organizzazione. Entrano in gioco altri fattori legati per esempio al fatto che il cloud normalmente ospita i miei dati vicino a dati di altre organizzazioni, e quindi sulle infrastrutture cloud intervengono subfornitori che potrebbero aumentare il rischio di tenuta della soluzione stessa. È chiaro che una risposta che tutti danno di primo impatto è quello di dire: io faccio l'encryption, cioè cripto tutti i dati e li metto in cloud, però come al solito, secondo me, il suggerimento che do io è quello di fare sempre una valutazione costo-beneficio, no? Perché viene fuori subito il problema: ma la chiave di criptaggio dove ce l'ho? Dove la tengo? Cioè, quindi anche lì si pone un problema di sicurezza che apparentemente è risolto col fatto di usare l'encryption, ma di fatto sposta solamente l'attenzione, no? E che paradossalmente può essere addirittura più grave: perdere la chiave di encryption diventa devastante. Per cui io direi la tutela deve essere sicuramente dal punto di vista tecnologico, ma anche dal punto di vista di processi, di organizzazione, e anche dal punto di vista contrattuale, capire che
cosa succede alla fine del rapporto contrattuale del fornitore cloud, cioè i miei dati che fine fanno? Cioè, mi sono assicurato che effettivamente siano rispettati i tempi di conservazione, quei dati che per me rappresentano il core business mi vengono restituiti, sono sicuro che non ci sono copie di backup in giro per il mondo, che magari all'insaputa mia e anche del cloud provider, no? Per cui effettivamente il garante stesso invita a fare delle valutazioni molto molto approfondite, ma soprattutto, e questo è interessante, se uno fa bene il processo di assessment dell'introduzione di una soluzione cloud, potrebbe addirittura evitarla dicendo ok, la faccio on premise, perché tutto sommato i rischi ai quali vado incontro sono superiori ai benefici che otterrei nell'intraprenderla. Poi c'è un altro meccanismo, ecco, questo mi piace citarlo perché effettivamente l'ho sperimentato nella mia vita lavorativa, il fatto che questa è un po' una trappola, no? Che si passa da un capitolo di spesa investimento, quindi da un costo di tipo investimento a una spesa. E molto spesso si è attirati, no, dal fatto di poter gestire in modo dinamico il budget aziendale, non immaginando che di fatto si perde in qualche modo il controllo, perché tradizionalmente sul capex, quindi sulla parte di investimento, c'è un controllo più stringente, ci sono tutti i meccanismi di ROI che ti consentono di valutare il ritorno sull'investimento, c'è un controllo ovviamente più stringente. Quando tu sposti il capitolo di spesa da capex a opex, sembra una semplificazione che in realtà ti espone ad ulteriori rischi anche di tipo finanziario, secondo me. Allora, quali sono, questa è l'ultima domanda, quali sono gli impatti del nuovo regolamento sulla privacy per le imprese italiane? È un argomento che ti sta particolarmente a cuore. Sì, grazie, grazie, ringrazio per questa domanda, perché veramente molto interessante, molto interessante. Io spero veramente che le organizzazioni, soprattutto italiane, riescano a cogliere il cambio epocale che il nuovo regolamento introduce, un cambio epocale, tant'è che la stessa Comunità Europea, nell'introdurre il nuovo regolamento, ha immaginato 2 anni necessari alle organizzazioni per potervisi adeguare, no? E sono 2 anni veramente necessari, forse sono anche pochi, perché veniamo da una cultura, da un approccio un po' cartaceo della privacy, no? La privacy soprattutto in Italia era vista come la compilazione di un modulo. È un po' diffuso questo concetto, non solo in Italia devo dire, però era visto appunto un approccio un po' cartaceo, posso dire alla fine. Ora siamo in una ottica completamente diversa, no? L'approccio che viene chiesto alle organizzazioni è quella per processi, un approccio risk-based, quindi la valutazione di impatto privacy di tutti i trattamenti che fa l'organizzazione, e quindi questo cambio di paradigma costringe a fare degli interventi strutturali nelle organizzazioni, non solo dal punto di vista dei processi, ma anche dal punto di vista organizzativo. Il nuovo regolamento prevede la figura del Data Protection Officer, che chiaramente non è solo la nomina di una persona dal punto di vista formale, ma è una nomina che prevede una ridefinizione, un ridisegno dell'organizzazione con delle interazioni ben definite all'interno dell'organizzazione stessa, in modo tale da poter dare sostanza al principio fondamentale del nuovo regolamento, che è quello dell'accountability. L'accountability è importante perché, al di là del termine, che è un termine che sappiamo che già nel passato si usava soprattutto in ambito economico finanziario, no? Quindi è un po' nuovo per la privacy, ma di fatto le organizzazioni già sanno di che cosa parliamo. L'accountability è fondamentale perché consente veramente di mettere l'azienda, l'organizzazione in grado di impostare un modello di privacy by design, perché
costringe, tra virgolette, l'organizzazione a dare conto delle scelte che opera nell'introdurre nuovi trattamenti, come ha valutato i rischi privacy, come ha scelto la soluzione per attenuare o eliminare il rischio privacy, giustificandola all'interno e quindi anche agli stakeholders. Ed ecco che quindi immagina che diventa un cambio veramente epocale, veramente forte, che entra nel cuore delle aziende, delle organizzazioni. Quindi questo nuovo regolamento direi che porta come novità questo, l'approccio risk-based sicuramente, l'accountability, l'introduzione di nuove figure professionali che poi non saranno limitate solamente al data protection officer, perché sicuramente ci dovrà essere la figura che è specialista nel fare le valutazioni di impatto privacy, no? Questo richiede, secondo me, ed è abbastanza condiviso dagli altri esperti della privacy, una forte attenzione sull'awareness e quindi sulla formazione. Cioè la formazione diventa un momento fondamentale e continuo per consentire l'assimilazione dei principi della privacy, l'adozione di comportamenti che siano adeguati al rispetto normativo, che non può essere come dire, un modello che si ferma alla compliance dell'istante, ma deve essere continua. Quindi il famoso ciclo di Deming trova ospitalità anche qui, no? Quindi il plan du check act sicuramente, secondo me, trova una buona applicazione. Noi partiamo sempre da questo punto di vista un po' più indietro. Io immagino, purtroppo con la Brexit ormai non saranno più nostri cari compaesani, diciamo, gli inglesi, che però sono stati i primi ad introdurre un approccio per processo per valutare gli impatti privacy sui trattamenti che vengono introdotti nelle organizzazioni. Il garante inglese ha speso molto perché diciamo, questa fosse una cultura diciamo, di base per le organizzazioni. Io dico di più, non dobbiamo pensare ad un approccio unilaterale sulla privacy. Secondo me oggi le organizzazioni devono, se vogliono eccellere, se vogliono sopravvivere, avere un approccio olistico al rischio, quindi avere un approccio a 360 gradi, per cui le valutazioni di impatto privacy diventano un momento all'interno di processi già esistenti di valutazione di impatto di un trattamento, di un'iniziativa commerciale o di business. Quindi questo, secondo me, se compreso bene, è il vero cambio che può portare anche dei ritorni in termini di efficientamento, perché io ho provato a fare l'esercizio di privacy impact assessment su alcuni trattamenti in alcune organizzazioni. Necessariamente ti poni delle domande che ti portano a vedere delle ottimizzazioni e degli efficientamenti, e quindi ecco che diventa un beneficio indotto quello di avere un approccio più strutturato. Ecco. Quindi. Grazie mille, non so se vuoi aggiungere qualcosa, ma penso che abbiamo detto tutto. Ci stai pensando al nuovo libro anche su... Sì, assolutamente sì, perché allora io credo che in questi due anni dobbiamo cercare di dare un aiuto al garante, all'autorità garante, dobbiamo dare un aiuto ai vari attori che si muovono sul mercato, nel mondo della privacy, l'Istituto Italiano per la Privacy, la Feder Privacy, le altre organizzazioni che le università, che si impegnano quotidianamente per cercare di diffondere la cultura della privacy secondo quel modello che stavo raccontando prima, tant'è che Roma 3 ha già attivi dei master per formare i futuri data protection officer della pubblica amministrazione. Questo è un segno evidente dell'attenzione, oltre che del fatto che sono obbligati a dover nominare questi data protection officer, però fortunatamente vedo che in anticipo si sono mossi per dire formiamo prima le figure che domani ci dovranno garantire questo.
E secondo me i libri possono essere fatti bene, possono essere veramente un valido aiuto. I libri, queste iniziative che stiamo vivendo oggi, le iniziative di Aracne stessa, no? Che è impegnata nel diffondere una cultura orientata a questi principi. Quindi alla fine sono impegnato, sì, mi impegno ufficialmente, nel senso che sto pensando di scrivere un libro proprio che racconti in modo operativo come il nuovo regolamento europeo può portare effettivamente dei vantaggi e quindi costituisce un'opportunità piuttosto che un obbligo. Ma io credo che non bisogna affidarsi solo alla tecnologia, ecco, perché normalmente una soluzione cloud è la soluzione ad uno specifico processo, trattamento che uno fa all'interno della propria organizzazione. Quindi non deve essere avulsa alla gestione della sicurezza e della tutela e di presidio delle informazioni al cloud, deve essere visto come un discorso comunque integrato, per cui non è solo la tecnologia in grado di attenuare certi rischi, ma anche un'attenta negoziazione contrattuale, un'attenta verifica della solidità del fornitore cloud e della serietà del fornitore cloud. Sono degli aspetti importanti e guai a delegare alla tecnologia la nostra capacità di difesa e di tutela, non esclusivamente alla tecnologia. La tecnologia ci può aiutare, però è una tecnologia che non è nelle nostre mani, nel senso che è una tecnologia che è nelle mani del cloud provider, quindi è chiaro che una prima grossa verifica va fatta sul modello, sull'architettura, no? Messa in piedi dal fornitore cloud, quindi dal tipo di protocollo che utilizza nel trasferire i dati da un server ad un altro, il tipo di clusterizzazione che utilizza, il tipo di catena di fornitura alla quale si affida, per cui dal punto di vista tecnologico sicuramente ci sono tutta una serie di aspetti preliminari che vanno verificati, ma poi anche degli aspetti successivi, per esempio attività di verifiche ad hoc, degli audit che però devono essere effettuati in un modo non tradizionale, perché non è più l'audit sulla infrastruttura tecnologica on-premise, quindi all'interno dell'organizzazione. Entrano in gioco altri fattori legati per esempio al fatto che il cloud normalmente ospita i miei dati vicino a dati di altre organizzazioni e quindi sulle infrastrutture cloud intervengono subfornitori che potrebbero aumentare il rischio di tenuta della soluzione stessa. È chiaro che una risposta che tutti danno di primo impatto è quello di dire: io faccio l'encryption, cioè cripto tutti i dati e li metto in cloud, però come al solito secondo me il suggerimento che do io è quello di fare sempre una valutazione costo-beneficio, no? Perché viene fuori subito il problema: ma la chiave di criptaggio dove ce l'ho? Dove la tengo? Cioè, quindi anche lì si pone un problema di sicurezza che apparentemente è risolto col fatto di usare l'encryption, ma di fatto sposta solamente l'attenzione, no? Che paradossalmente può essere addirittura più grave. Perdere la chiave di encryption diventa devastante, per cui io direi la tutela deve essere sicuramente dal punto di vista tecnologico, ma anche dal punto di vista di processi, di organizzazione e anche dal punto di vista contrattuale, capire che cosa succede alla fine del rapporto contrattuale del fornitore cloud, cioè i miei dati che fine fanno?
Cioè, mi sono assicurato che effettivamente siano rispettati i tempi di conservazione. Quei dati che per me rappresentano il core business mi vengono restituiti. Sono sicuro che non ci sono copie di backup in giro per il mondo, che magari all'insaputa mia e anche del cloud provider, no? Per cui effettivamente il garante stesso invita a fare delle valutazioni molto molto approfondite, ma soprattutto, e questo è interessante, se uno fa bene il processo di assessment dell'introduzione di una soluzione cloud, potrebbe addirittura evitarla dicendo: ok, la faccio on premise, perché tutto sommato i rischi ai quali vado incontro sono superiori ai benefici che otterrei nell'intraprenderla. Poi c'è un altro meccanismo, ecco, questo mi piace citarlo perché effettivamente l'ho sperimentato nella mia vita lavorativa, il fatto che questa è un po' una trappola, no? Che si passa da un capitolo di spesa investimento, quindi da un costo di tipo investimento a una spesa. E molto spesso si è attirati, no, dal fatto di poter gestire in modo dinamico il budget aziendale, non immaginando che di fatto si perde in qualche modo il controllo, perché tradizionalmente sul capex, quindi sulla parte di investimento, c'è un controllo più stringente, ci sono tutti i meccanismi di ROI che ti consentono di valutare il ritorno sull'investimento, c'è un controllo ovviamente più stringente. Quando tu sposti il capitolo di spesa da capex a opex, sembra una semplificazione che in realtà ti espone ad ulteriori rischi anche di tipo finanziario, secondo me. Allora, quali sono, questa è l'ultima domanda, quali sono gli impatti del nuovo regolamento sulla privacy per le imprese italiane? È un argomento che ti sta particolarmente a cuore. Sì, grazie, grazie, ringrazio per questa domanda, perché veramente molto interessante, io spero veramente che le organizzazioni, soprattutto italiane, riescano a cogliere il cambio epocale che il nuovo regolamento introduce, un cambio epocale, tant'è che la stessa comunità europea nell'introdurre il nuovo regolamento ha immaginato 2 anni necessari alle organizzazioni per potervisi adeguare, no? E sono 2 anni veramente necessari, forse sono anche pochi, perché veniamo da una cultura, da un approccio un po' cartaceo della privacy, no? La privacy soprattutto in Italia era vista come la compilazione di un modulo, è un po' diffuso questo concetto, non solo in Italia devo dire, però era visto appunto un approccio un po' cartaceo, posso dire alla fine. Ora siamo in una ottica completamente diversa, no? L'approccio che viene chiesto alle organizzazioni è quella per processi, un approccio risk based, quindi la valutazione di impatto privacy di tutti i trattamenti che fa l'organizzazione, e quindi questo cambio di paradigma costringe a fare degli interventi strutturali nelle organizzazioni, non solo dal punto di vista dei processi, ma anche dal punto di vista organizzativo. Il nuovo regolamento prevede la figura del Data Protection Officer, che chiaramente non è solo la nomina di una persona dal punto di vista formale, ma è una nomina che prevede una ridefinizione, un ridisegno dell'organizzazione con delle interazioni ben definite all'interno dell'organizzazione stessa, in modo tale da poter dare sostanza al principio fondamentale del nuovo regolamento, che è quello dell'accountability. L'accountability è importante perché, al di là del termine, che è un termine che sappiamo che già nel passato si usava soprattutto in ambito economico finanziario, no? Quindi è un po' nuovo per la privacy, ma di fatto le organizzazioni già sanno di che cosa parliamo. L'accountability è fondamentale perché consente veramente di mettere l'azienda, l'organizzazione in grado di impostare un modello di privacy by design, perché costringe, tra virgolette, l'organizzazione a dare conto
delle scelte che opera nell'introdurre nuovi trattamenti, come ha valutato i rischi privacy, come ha scelto la soluzione per attenuare o eliminare il rischio privacy, giustificandola all'interno e quindi anche agli stakeholders. Ed ecco che quindi immagina che diventa un cambio veramente epocale, veramente forte, che entra nel cuore delle aziende, delle organizzazioni. Quindi questo nuovo regolamento direi che porta come novità questo, l'approccio risk-based sicuramente, l'accountability, l'introduzione di nuove figure professionali che poi non saranno limitate solamente al data protection officer, perché sicuramente ci dovrà essere la figura che è specialista nel fare le valutazioni di impatto privacy, no? Questo richiede, secondo me, ed è abbastanza condiviso dagli altri esperti della privacy, una forte attenzione sull'awareness e quindi sulla formazione. Cioè la formazione diventa un momento fondamentale continuo per consentire l'assimilazione dei principi della privacy, l'adozione di comportamenti che siano adeguati al rispetto normativo, che non può essere come dire, un modello che si ferma alla compliance dell'istante, ma deve essere continua. Quindi il famoso ciclo di Deming trova ospitalità anche qui, no? Quindi il plan du check act sicuramente, secondo me, trova una buona applicazione. Noi partiamo sempre da questo punto di vista un po' più indietro. Io immagino, purtroppo con la Brexit ormai non saranno più i nostri cari compaesani, diciamo, gli inglesi, che però sono stati i primi ad introdurre un approccio per processo per valutare gli impatti privacy sui trattamenti che vengono introdotti nelle organizzazioni. Il garante inglese ha speso molto perché diciamo, questa fosse una cultura diciamo, di base per le organizzazioni. Io dico di più, non dobbiamo pensare ad un approccio unilaterale sulla privacy. Secondo me oggi le organizzazioni devono, se vogliono eccellere, se vogliono sopravvivere, avere un approccio olistico al rischio, quindi avere un approccio a 360 gradi, per cui le valutazioni di impatto privacy diventano un momento all'interno di processi già esistenti di valutazione di impatto di un trattamento, di un'iniziativa commerciale o di business. Quindi questo, secondo me, se compreso bene, è il vero cambio che può portare anche dei ritorni in termini di efficientamento, perché io ho provato a fare l'esercizio di privacy impact assessment su alcuni trattamenti in alcune organizzazioni. Necessariamente ti poni delle domande che ti portano a vedere delle ottimizzazioni e degli efficientamenti, e quindi ecco che diventa un beneficio indotto quello di avere un approccio più strutturato. Ecco. Allora io credo che in questi due anni dobbiamo cercare di dare un aiuto al garante, all'autorità garante, dobbiamo dare un aiuto ai vari attori che si muovono sul mercato, nel mondo della privacy, l'Istituto Italiano per la Privacy, la FederPrivacy, le altre organizzazioni, che le università che si impegnano quotidianamente per cercare di diffondere la cultura della privacy secondo quel modello che stavo raccontando prima, tant'è che Roma 3 ha già attivi dei master per formare i futuri data protection officer della pubblica amministrazione. Questo è un segno evidente dell'attenzione, oltre che del fatto che sono obbligati a dover nominare questi data protection officer, però fortunatamente vedo che in anticipo si sono mossi per dire: formiamo prima le figure che domani ci dovranno garantire questo.
E secondo me i libri possono essere fatti bene, possono essere veramente un valido aiuto. I libri, queste iniziative che stiamo vivendo oggi, le iniziative di Aracne stessa, no? Che è impegnata nel diffondere una cultura orientata a questi principi. Quindi alla fine sono impegnato, sì, mi impegno ufficialmente, nel senso che sto pensando di scrivere un libro proprio che racconti in modo operativo come il nuovo regolamento europeo può portare effettivamente dei vantaggi e quindi costituisce un'opportunità piuttosto che un obbligo.